Direttore, questa iniziativa importante di cui si parla questa mattina a Pescara in direzione sanitaria riguarda i consigli utili per l'estate. L'estate è bella, però ci sono anche dei rischi ed è giusto che i medici possano consigliare al meglio i giovani e anche meno giovani. Sì, questa è un'iniziativa del Dipartimento Prevenzione perché serve a prevenire quello che accade in estate, cioè i colpi di sole, i colpi di calore, le ustioni, le intossicazioni alimentari, le tossinfezioni alimentari. E le malattie della pelle legate appunto all'esposizione ad agenti chimici ma anche ad agenti microbici. Sono tutte norme che possono sembrare ovvie, come quella di non vestirsi pesantemente nelle ore calde, di non mangiare e farsi il bagno, di non lasciare i bambini al sole, però ogni anno noi rileviamo puntualmente che le persone si ustionano, si bruciano, si sentono male mentre fanno il bagno perché hanno mangiato, i bambini sono più facili soggetti alle gastroenteriti e così via. Quali sono i rischi maggiori che si possono correre durante una vacanza in estate? Durante una vacanza sono soprattutto i colpi di sole, e noi ne vediamo spesso, e poi le tossinfezioni alimentari che sono dovute spesso alla manipolazione con mani non perfettamente lavate di alimenti che, e quindi con il calore questo può portare allo sviluppo di colonie batteriche e dare gastroenteriti. Ovviamente i soggetti più a rischio sono i piccoli e gli anziani, quelli che più facilmente vanno incontro a un erroneo lavaggio delle mani e quelli che più facilmente hanno danni da una gastroenterite, perché una disidratazione in un bambino e in un anziano può avere conseguenze anche molto serie.